Ciao ragazzi, ciao ragazze, questo qui è un video sulla mia collezione di palettine. E, tante mi chiedono sempre, mostraci la tua postazione di make-up, mostraci la tua collezione di make-up. E, il problema è che ho tutta una confusione, una baraonda per casa, anzi è meglio che non vieni a mamma a vedere la casa, se no si spaventa. E, quindi devo prima mettere ordine, anche perché... Pure per me, quando devo decidere un make-up da realizzare, ci metto un'ora solo per cercare i prodotti che voglio utilizzare. Quindi un giorno mi devo dare una regolata e veramente mettermi a tavolino e decidere qui questa postazione per gli ombretti, quello e quell'altro. E nel frattempo però ne ho tantissime di palettine. Allora, quello che vi posso mostrare è questo. Mi accontentatevi. Comunque ce ne sono alcune veramente carine, alcune solo di ombretti, alcune che ci sono anche degli altri prodotti tipo il mascara, l'eyeliner, quindi vi consiglio in quelle palettine, se le avete, di utilizzarle abbastanza velocemente, perché quelli si comunque scadono prima degli ombretti. Gli ombretti, se sono di buona marca o di buon prodotto, comunque durano 36 mesi, e se poi provate a utilizzarli, vedete che scrivono bene, non hanno nessun odore cattivo, non c'è problema, perché sono ancora buoni, durano parecchio. E niente, vi mostro un po' di palettine di quelle più belle, perché ce ne sono tantissime. Poi ho fatto un po' una selezione. Quelle lì mie preferite sono della Urban Decay, Too Faced, quelle lì sono le mie preferite. Poi le vedrete. Alcune ci sono ancora in circolazione, alcune invece sono limited edition, quindi non si trovano più, ahimè. E niente, fatemi sapere se vi piace. Queste qui sono le palette della Too Faced chiuse, l'involucro esterno. Come vedete, ce ne sono di diverse dimensioni, la maggior parte con ombretti particolari all'interno, che ora vi mostrerò. Guardate che belle le confezioni esterne, con degli occhi. Ecco qua le confezioni aperte e vi mostro subito come funziona. Praticamente qui all'interno ci sono dei vari tipi di look che si possono realizzare, e poi in modo orizzontale c'è l'illuminante e la base più chiara e quello più scuro per sfumare gli ombretti. Vedete, poi c'è versione più light, media e più scura da sera. Qui ci sono anche un cassettino con degli applicatori, ma non è che sono un granché. E qui ci sono altri diversi tipi, vedete, di palette, alcune sono ancora nuove e ognuna ha un nome: natural, naked, vedete. E invece questo qui è un altro per la base. Qui ci sono proprio una palettina solo con la base, illuminante, blush, correttore, vedete, particolare. Ecco qua le altre palettine, sempre della Too Faced. Questa qui era un'edizione limitata, guardate che bella che è. Qui, come potete notare, c'è un illuminante, qui c'è un fard, poi c'è la base e primer e per gli occhi, è un rossetto lucida labbra, e qui diversi tipi di ombretti, guardate che bello, uno più bello dell'altro, sono delle sfumature veramente belli belli belli. Questa invece è più piccolina, con lo specchietto, vedete, e praticamente c'è la terra, il fard e un illuminante così particolare. Questa qui è ancora più particolare, perché c'è l'eyeliner trasparente e si prende uno di questi ombretti e si applica con un applicatore o anche con questo qui, il pennino, e diventa eyeliner. Oltre a essere ombretti, questi qui sono anche eyeliner. Non so se si rende l'idea del come sono luminosi, abbastanza. Questa qui è la confezione esterna. Queste qui sono della marca Cargo di Sephora, non ho prese recentemente, è un po' di tempo fa, infatti qui alcune non si trovano neanche più. Qui Smoking, questa è molto carina, che vi mostrerò all'interno, e queste sono due palettine più piccole.
Ecco qua, questa è la confezione, quella fucsia che era all'esterno, vedete? E vi mostra già come applicare i prodotti, uno la base, due la parte più scura all'esterno e tre all'interno. Vedete i colori? Anche questi sono carini carini. Qui invece c'è per uno smoking, sono un po' conciate queste palettine perché le ho utilizzate parecchio, sono dei colori belli dorati, vedete? Molto molto luminosi proprio e pigmentati molto anche. Questi qui li ho utilizzati parecchio bagnati e hanno proprio il loro effetto. Poi piano piano vi mostro anche queste altre due palettine che sono identiche ma cambiano i colori. Come vedete loro hanno applicato anche proprio tutti i numeri riguardo a come applicare ogni singolo ombretto. Vedete, questo è sul grigio per uno smoke eyes. Grigio e questo qui sul bronze, belli belli belli. Questo qui è sul marrone, vedete? Proprio bello bello. Queste qui invece sono delle palettine miste di diverse marche. Questa qui è molto bella e devo dire sinceramente che l'ho utilizzata poco anche perché mi ero dimenticata di averla. Era nascosta, guardate, l'avevo presa a Cosmoprof, Cinecittà Makeup, e guardate che bei colori, veramente pigmentati, tutti pigmentati sono queste qui delle palettine, veramente, sì, proprio sono trucchi professionali, li utilizzano anche proprio per la televisione. Qui c'è una palettina piccolina di Madina, della scorsa stagione, e qui invece è una palettina di rossetti e lip gloss di Madina. Guardate che belli, questo l'ho utilizzato parecchio, non è recente, non credo neanche che la facciano più, peccato, ma è fantastica. E devo dire che me l'avrò anche da circa un paio d'anni, no, un anno e mezzo, ma i colori sono rimasti intatti, perfetti, eccezionali proprio. Poi vabbè c'è qualcuno che ho utilizzato di più e qualcuno di meno. E poi qui c'è Front Cover, questa qui me l'avevano regalata, guardate che bella questa palettina da Sephora, questa forse si trova, può darsi ancora, qui ci sono diversi tipi di ombretti, guardate che belli, e anche qui si possono utilizzare come illuminanti questi qui, sono molto molto versatili. E poi guardate qua che forte che c'è l'occhio che si chiude e si apre. E poi c'è questa qui della Kryolan che è una specie di naked molto bella perché sono questi qui proprio per le basi fondamentale. Dirò che questi qua al momento sono quasi più belli della naked di colori, belli belli. E due palettine sono della Make Up Forever, c'è lo Smoky che non è edizione limitata, infatti non si trova più adesso, guardate che bei colori, dal più chiaro al più scuro per realizzare un bello Smoky sia sul blu, sul verde, eccetera. Mentre invece qui c'è la Bohème che è molto luminosa come collezione, però non scrive molto da shot, per cui consiglio di utilizzare gli ombretti bagnati. Allora, queste sono le palette della Urban Decay, la confezione esterna. E tenevo a precisare che io vi mostro quelle più belle di palette che ho e quindi ce ne sono altre, però insomma, perdere tempo con delle palettine così quando ci sono queste belle. Adesso vi mostrerò l'interno, ma non quella della Naked perché tanto ormai le conoscete tutte benissimo. Ecco qua, queste sono le tre palettine più piccole. E guardate che belli questi qua di colori, che luminosità. Molto glitterosi tutti quanti, sono tutti molto glitterosi. Matte non ce ne sono molti. A parte che a me non è che piace tanto l'ombretto matte. Ecco, questa qua è una delle confezioni. E poi c'è questa qui con la parte, vedete, esterna di legno che si muove in questo modo. Questi qui pure sono molto belli. Non ce n'è uno di colore brutto. Il pennellino lascia molto a desiderare questo qua. Dorato, sono molto sfumabili tra di loro questi ombretti. Questi sono meno glitterosi, però molto, molto vedete perlati, comunque luminescenti. E questa qui è carina di palettina perché guardate, quella classica proprio della Urban Decay.
Queste qui sono le altre due palettine molto belle, palettine, palettone, questa è la Butterfly, questa è particolare perché qui praticamente va, si può posizionare l'iPhone e poi c'è, che è andata a finire dietro, vabbè, l'autoparlante, eccolo qua, che si posiziona qua dentro, si attacca all'iPhone, si sente la musica, però non è che sia un granché sinceramente. Qui ci sono tutti gli ombretti, vedete? E eyeliner, mascara e prime potion. Questo qui è il cavetto per utilizzare per l'autoparlante. Penso che si vedono i colori, sì, belli belli. Questi sono un po' molto, parecchi sono tipo naked, a parte il viola e il verde, questi qua, però quelli sotto sono belli belli. Ecco qua, vedete che confezione. Mentre invece questa qui era dello scorso anno, New York City, e qui non c'era la matita nera, poi ce n'è una viola, non so se rende quell'idea, prime potion di quelle che infatti apposta ho detto utilizziamo i prodotti che ci sono all'interno, oltre agli ombretti, anche questi sono molto belli, o non c'è un colore che si assomiglia comunque di tutte le palettine. E qui c'era la luce che si accendeva, vediamo, tanto adesso non si accende più, guardate che bella, tutta la città, veramente particolare. Ecco altre due palettine della Urban Decay, questa qui è l'anniversario, limited edition, si rende l'idea dei colori? Sì, spero, vedete? Belli, 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 questa è nuova di pacca, non l'ho ancora utilizzata, e poi c'è Mariposa pure, chissà se una di queste andrà per un giveaway. E guardate che belle pure queste di colori, belli, belli, belli. C'è solo l'imbarazzo della scelta, bisognerebbe truccarsi 5 volte al giorno, per, ma neanche, si consumerebbero tutti quanti i colori. Questa qui praticamente vedete che c'è un foretto, si può alzare, poi quando finiscono tutti i prodotti si può utilizzare la scatola con la parte superiore, bella bella. Queste qui sono le palettine invece della MAC, e due di queste sono della collezione di qualche mese fa, Vera Cookshop, non so se vi ricordate, questi qua sono i colori, sul bianco, il blu, il giallo, mentre poi se mai vi scrivo i nomi tutti sotto al box informazioni, questo qui è un po' più sul bronze, al tangerine, ecco. Poi c'è questa qui è vecchia di edizione della Hello Kitty, guardate, però i colori sono ottimi lo stesso, nonostante sia passato tempo si possono utilizzare benissimo. Guardate che bello questo nero a destra, proprio verde, chiaro. E poi qui c'è una palettina di un po' di tempo fa, pure questa è molto bella, questa è proprio per realizzare un Arabic make-up. Questa è quella natalizia, vedete il sopra all'esterno, poi non ho tolto la plastica, questa praticamente non l'ho mai utilizzata, vedete che bei colori. E poi c'è questa qui, Street Art Palette, si può utilizzare come illuminante se si prende con un pennellone grosso, è molto delicato, mentre invece se si prende col pennellino piccolino si utilizzano i colori singoli, il verde, l'arancione, si utilizza come una palette. Spero che la mia collezione vi sia piaciuta e fatemi sapere se vi interessa che vi mostro qualcos'altro di quello che ho io. Non tutto insieme, magari se vi piace, non so, facci vedere tutte le cose che hai della MAC, facci vedere tutte le cose che hai di quella marca lì, eccetera, eccetera. E quindi vi posso mostrare un pochettino per volta, magari, così magari se è la volta buona che riesco a organizzarmi. E vi lascio un link sotto al box informativo riguardante la scadenza dei prodotti, c'è un link che va direttamente sul mio blog, avevo scritto un articolo proprio su questo argomento molto molto interessante, anzi vi conviene stamparvelo, vi consiglio, in modo che avete tutto scritto e vi regolate per la durata e come mantenere meglio i prodotti di make up e cosmetici in generale. Comunque vi saluto e ci vediamo molto presto, ciao!